i ragazzi si sono trovati benissimo ad Avellino, hanno fatto un campionato importante, ma non solo loro due, tutta la squadra. Ovviamente la loro volontà sarebbe quella di continuare il percorso, e dipende ovviamente tutto da quelle che sono le volontà della società proprietaria dei cartellini dei ragazzi. Se il mister Braglia, il direttore di somma, riterranno Agostino Rizzo e Sonny D'Angelo due giocatori ancora per la rosa dell'Avellino, il loro percorso, il nostro percorso tutti insieme continuerà, nella speranza che quest'anno ci sia finalmente la vittoria di una società così tanto importante. E diversamente, siamo in periodo di mercato, ognuno farà le scelte più opportune. È normale, i ragazzi sono di proprietà dell'Avellino e devo aspettare che loro mi dicano. Ci tengo a chiarire quanto è stato travisato nelle mie parole questa mattina, nel rispetto immenso che io ho della famiglia D'Agostino, dell'Avellino Calcio, di tutta la tifoseria e del direttore di somma, non per ultimo. I miei ragazzi altrettanto, tanto che D'Angelo è stato il primo a gennaio e io con lui a dichiarare di rifiutare offerte dalla B per continuare il percorso con l'Avellino Calcio e vincere con l'Avellino Calcio, e tale rimane la nostra idea. Okay, che perfetto. Poi sia stato tagliato, ripeto, e rimanipolato il fatto che io potessi andare contro la società perché non ci sono stati contatti, no, vi prego, no, non è questo quello che ci tenevo a comunicare.